Orbene, eccoci. Allora, aspettiamo qualche minuto che le notifiche, sì, qualche minuto, qualche manciata di secondi che le notifiche si distribuiscano di modo da vederle qua sopra. Poi nel frattempo si sta collegando anche Chiara. Allora, qualcuna c'è già, vado a controllare che sia tutto a posto, perché certe volte si impalla, per cui vediamo. Poi sono anche stati segnalati alcuni problemi a Facebook ultimamente. No, direi che sia tutto in ordine, si vede, si sente, per cui dammi solo un secondo che facciamo due condivisioni e a questo punto direi che poi ci siamo e possiamo partire. Allora, bene, benvenuti a tutti questa sera. Ho deciso di accettare, insomma, un confronto sui temi dell'emergenza urgenza insieme anche a Chiara Viggiani che tra poco entrerà. Per rispondere a tutta una serie di domande e di quesiti che Filippo Sanna, che è un giovane medico d'emergenza urgenza che proviene dal MET, appena entrato in specialità, voleva farci rispetto alle questioni appunto dell'accesso alla professione dell'emergenza urgenza, i modelli organizzativi, le questioni delle competenze professionali, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui non rubo ulteriore tempo, lascio a Filippo un po' l'onere barra onore di presentarsi e vediamo. Intanto faccio entrare Chiara. Buonasera. Ciao Ciao a Chiara, tutti. Ciao, dove buonasera. vuoi? Bene, adesso mettiamo Filippo direttamente in modalità grande. Aspetta che lo. Ok, vai pure. Ecco, così sei tutto schermo. Vai, perfetto. Ciao a tutti. Allora, io, come giustamente leggete, Roberto è stato bravissimo, ha messo nome e cognome in bella vista. Io mi chiamo Filippo, sono un medico di emergenza territoriale. Neo specializzato in medicina emergenza e urgenza alla scuola di specializzazioni di Meu Bologna. Con Roberto oggi pomeriggio abbiamo deciso, insomma, di fare questa sorta di Q&A proprio per rispondere a quelle che sono un po' le domande più cumulative al mondo dell'emergenza e urgenza. In particolar modo ci soffermeremo su quelle che sono le realtà dell'Emilia-Romagna, perché poi, come sicuramente voi saprete spiegare più di me, insomma, è molto frammentata in Italia l'organizzazione dei sistemi di 118. E quindi io inizierei subito col porvi una prima domanda, in modo da poi rendere il tutto più fluido anche per chi ci segue da casa, che è quella di come si diventa medici di emergenza territoriale, cioè quali sono le figure? È necessario per forza intraprendere un percorso di specializzazione? Si può fare anche senza la specializzazione? E quali sono le differenze tra un percorso e l'altro? Ma allora, Chiara, cosa dici? Parto io, parti tu. Hai il microfono tappato, te l'ho tappato perché purtroppo il tuo telefono rientrava. E poi c'hai questa versione mal di mare perché si muove tutto. Si muove. Va bene, allora parto io con la risposta. Dunque, i sistemi di emergenza partono alla lontana. Diciamo che in Italia la prima regolamentazione arriva nel 1992. Ricordiamoci che la direttiva europea che andava a istituire, per esempio, il 112, no, di cui si parla tanto adesso, era dell'anno precedente. Quindi noi abbiamo fatto una cosa molto divertente, cioè siamo partiti col 118 nel 92, quando nel 91 si diceva di avere, in aggiunta ai numeri esistenti, come dire, il sistema di emergenza territoriale unificato, diciamo, quindi con una risposta unificata. Però vabbè, al di là di questo aspetto, che cosa succede? Che parte a Bologna la gran parte degli eventi con la strage della stazione, che dà impulso a un cambiamento sostanziale dell'assetto territoriale, perché prima fondamentalmente c'erano dei numeri di telefono di varie associazioni, di varie organizzazioni, vuoi la Croce Rossa, vuoi la Misericordia, vuoi una struttura piuttosto che l'altra, ognuna col suo numero di telefono, ognuna con un sistema anche di finanziamento, no, del sistema di soccorso che era dipendente dal numero di trasporti fatti, dal numero di pazienti visti, dal numero di persone soccorse. Quindi, per esempio, nella mia città accadeva, io ovviamente non c'ero, però mi raccontano, visto che sono entrato in Croce Rossa, avevo ben 14 anni.
E mi raccontavano che appunto negli anni precedenti c'era un po' una rincorsa, no? E magari più persone chiamavano numeri di telefono diversi per andare sullo stesso soccorso e si trovavano ambulanze di diverse organizzazioni. Alcune avevano solo del personale, diciamo, volontario, e altre avevano invece i medici, oppure medici e infermieri, insomma, dipendeva un po' dal sistema. Però in quell'epoca, diciamo che il grosso la faceva, come figura la facevano i medici. Poi esistevano i medici di famiglia, esistevano i medici, diciamo, della continuità assistenziale appena creata. Siamo in quel periodo in cui, insomma, si comincia ad avere una visione dove da un lato in ospedale ci sono gli anestesisti rianimatori, dall'altro fuori ci sono medici di quella che era la vecchia guardia medica, e vengono costruiti come appunto primo strumento. Poi il documentale, stavo proprio tirando giù per rispondere a queste domande, i documenti anche dell'epoca, vengono costruiti appositamente nella legge, quindi nel decreto 27 marzo del 92, tutta una serie di strumenti che servono a coprire gli organici dell'emergenza-urgenza. Si parte sostanzialmente con due figure: da un lato in ospedale, in centrale operativa, in particolare la direzione medica delle centrali operative viene affidata di norma, c'è scritto nella legge, a un anestesista rianimatore, e poi invece sul territorio si reclutano medici che vengono dalla continuità assistenziale e che sono tutti assegnati alla centrale operativa. Quindi che cosa succede? Ci sono i propri medici della centrale operativa 118 e la norma dice che praticamente tra i medici assegnati alla centrale operativa, alcuni ruotano nei turni di centrale, quindi nella risposta telefonica e nel coordinamento clinico della centrale operativa, altri sull'emergenza territoriale. E questo viene, diciamo, chiuso e consolidato con l'articolo 66 del DPR, quindi un decreto del Presidente della Repubblica, 270 del 2000, ok, quindi nel 2000 il DPR 270 con l'articolo 66 regola un apposito corso di idoneità, ok, che autorizza il personale che una volta appunto era della continuità assistenziale con una formazione, diciamo, più o meno varia, a essere integrato e a essere, diciamo, personale medico dell'emergenza sanitaria. Ovviamente questo erano gli albori, diciamo, del servizio, e quindi tutte le varie regioni, le varie aziende sanitarie, che cosa fanno? Organizzano questi corsi di idoneità all'emergenza. E che cosa è rimasto di questo sistema? Praticamente una grossissima parte del sistema di emergenza in Italia oggi è garantito grazie a quei provvedimenti e grazie a quelle norme. Ci sono state delle evoluzioni, quel DPR poi è diventato quello che noi oggi conosciamo come accordo collettivo nazionale di lavoro, e su quello si è iniziato, è rientrata intanto Chiara, e su quello che cosa succede? Si è andati a costruire quella che è in parte la formazione dei medici di emergenza sanitaria territoriale all'interno del grande comparto della medicina generale, e quello, diciamo, è uno dei, chiamiamoli, contenitori, dei punti di pescaggio dove, soprattutto negli anni che hanno visto una carenza particolare ai concorsi per carenza di specialisti, imbuto formativo, eccetera, eccetera, ha visto una grossa quota di persone essere reclutate tramite quel contenitore, che rimane ancora un contenitore di pieno diritto, nel senso che è ovviamente non solo una disposizione normativa, ma anche qualcosa che è presente nei LEA che sono stati confermati anche recentemente, insomma. Dopo li vado a vedere, magari li metto in condivisione. Quindi, diciamo, per arrivare oggi a lavorare nell'emergenza sanitaria territoriale ci sono diversi percorsi, alcuni che arrivano dall'ospedale, diciamo, alcuni che arrivano dal territorio. Adesso questa è una questione, a me francamente parlare di medici territoriali, medici ospedalieri, mi sembra un po' una puttanata, scusate, nel senso che c'è una differenza contrattuale, ma poi alla fine la medicina è una, e che uno dica è l'ospedale che si porta in territorio, è il territorio che si porta in ospedale, francamente a me sembra una questione di capire. Cerchiamo, Roberto, di dare una definizione, cioè anche spiegare per bene per chi ci ascolta, perché magari ci sono anche colleghi neolaureati con la laurea abilitante, neoentrati nella scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, e ieri sera, proprio parlando con alcuni, nemmeno sapevano chi fosse proprio il MET, che comunque è una figura che incontreranno nel loro percorso di formazione. Sì, ho fatto un po' la cronistoria, diciamo, il MET deriva, MET sta per medico di emergenza territoriale,
è un medico convenzionato che ha, è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Dopo questo magari ci entreremo da un punto di vista formativo, ed è un medico che è inquadrato nell'ambito dell'accordo nazionale della medicina generale e che svolge funzioni territoriali, quindi funzioni territoriali. Per questo vi volevo dare due, per rispondere volevo anche contestualizzare alcune cose che sono a livello proprio normativo presenti e che sono fondamentali secondo me se un giovane medico vuole conoscere questi percorsi, vuole capirli. Adesso provo a condividere lo schermo e a far vedere che cosa intendo, magari cercando se possibile anche di fare uno zoom, ecco qua, scusate, ecco, guarda, lo zoom un attimo perché se no non si vede niente, eccolo, allora qua, tac. Dunque, questo per esempio è il decreto ministeriale 70, sono gli standard di assistenza ospedaliera. Qua invece c'è il documento della conferenza Stato-Regioni, che vado un attimo a zoomare, scusate, c'ho troppi schermi in mezzo alle scatole, e che parla appunto delle linee guida sulla formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale operante in emergenza urgenza. E poi qui ci sono i LEA, ok? Allora, partiamo dai LEA, così questi li mettiamo velocemente. I LEA sono i livelli essenziali di assistenza, quindi quello che lo Stato deve garantire. Diciamo che ci sono LEA che sono garantiti nell'ambito dell'assistenza distrettuale, quindi diciamo territorio, tutto quello che è fuori dall'ospedale, e ci sono LEA garantiti nell'assistenza ospedaliera. Vedete che tecnicamente nell'assistenza distrettuale rientra l'emergenza sanitaria territoriale. Quindi quello che è il sistema 118 rientra sotto questa voce di, anche di finanziamento dell'EA. Mentre nell'assistenza ospedaliera rientrano i pronto soccorso e i ricoveri ordinari per acuti, quindi tutto quello che è il resto, diciamo, del percorso. Okay? Il 118 da questo punto di vista è il trade union che esiste, no, tra la parte territoriale, se la vogliamo dire, e quella ospedaliera. Per cui diciamo è un punto dove si imbricano i due sistemi. Andiamo sulla parte di formazione, quindi. Che cosa succede? Che le linee guida, partendo dalla legge, dicono che esistono dei vari tipi di medici, no, che sono inquadrati nell'emergenza urgenza, esistono diverse tipologie, vedete? Allora, intanto sappiamo che nel sistema ci sono medici, infermieri, soccorritori e tecnici, per cui questa è la punta. E poi qua, vedete, i medici sono categorizzati in due sottopopolazioni, che hanno non solo uno status giuridico diverso, ma hanno anche un percorso formativo e un inquadramento contrattuale profondamente diversi tra di loro. Questi sono, per esempio, i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Facciamo l'esempio del medico che ha fatto il concorso, ok? Per cui può essere un medico dipendente in medicina e chirurgia e accettazione urgenza, piuttosto che un medico anestesista rianimatore, ok? Questi sono i medici dipendenti, che a cui viene garantito un livello di formazione di un determinato tipo, perché questi medici, essendo personale tipico ospedaliero, assolve funzioni ospedaliere e anche territoriali. Okay? Che cosa succede? Che poi, quindi vedete, qui ci sono gli obiettivi che sono anche divisi, no, per la parte di formazione, poi ci sono i medici convenzionati, secondo il decreto del Presidente della Repubblica 270 del 2000. Oggi, accordo collettivo nazionale, più e più volte, no, rinnovato e confermato, eccetera, eccetera. Vedete che il livello di formazione e accesso è costituito dal programma fatto nel corso, che è l'attuale allegato P di quel DPR, okay, quindi è un allegato a questa norma che era stata fatta, e a questo punto qui c'è quindi la formazione di base, diciamo, più la formazione di aggiornamento che deve essere garantita. Questo è il punto. Ecco, una cosa che mi preme spiegare a tutti i colleghi che ci seguono è che queste sono le uniche due tipologie possibili di inquadramento di un medico 118. Questo è un aspetto molto importante, perché se voi andate a prendere tutto il normativo, qui si sta dicendo, questo è un accordo Stato-Regioni, non è che è una roba che mi sono scritto io con la Viggiani, con qualcun altro, tra l'altro di un periodo in cui manco ero iscritto a medicina ancora. Allora, che cosa succede? Che il medico quindi deve essere o dipendente, quindi assunto con pubblico concorso per titoli ed esami, ok? Oppure, seconda ipotesi, convenzionato secondo il DPR 270 del 2000. Attenzione, il DPR 270 del 2000 oggi è l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale. Questo vuol dire che giuridicamente non esiste
la possibilità di avere, per esempio, medici presi con incarico libero professionale dall'associazione La Gigina o dalla cooperativa Pinco Pallo. Queste sono le uniche due possibilità. Scusami se ti interrompo a tal proposito. Io stesso all'inizio della mia carriera lavorativa ho lavorato come medico d'emergenza territoriale, come dici te, a partita IVA in una realtà del Lazio, dove, come dicevamo in precedenza, c'è tanta frammentazione, però permangono delle realtà dove parte del sistema 118 viene esternalizzato, dato in outsourcing, come si chiama in ingegneria gestionale, e dato tutto in mano alle associazioni, che poi sono loro a prevedere poi il personale, acquisire medici, infermieri, per poi insomma garantire l'assistenza. Questo però poi, magari se lo vuoi spiegare anche ai colleghi che ci seguono, rappresenta, io ingenuamente avevo accettato, però magari anche un rischio dal punto di vista poi legale, lavorativo, di accettare certi tipi di incarichi. Ma allora, tecnicamente non è una cosa che dovrebbe esistere, nel senso che quello che appunto la normativa dice è che il personale dell'emergenza urgenza deve essere personale del Servizio Sanitario Nazionale. Poi è vero che il personale del Servizio Sanitario può svolgere tutta una serie di convenzionamenti, eccetera, però qual è il tema? Il tema è che nella norma sul 118 si prevedono solo queste due tipologie, non si prevede il subappalto a terzi di, perché? Perché il personale dell'emergenza urgenza è personale SSN e è interesse prioritario dei medici che vi operano, per esempio, maturare tutti i punteggi di anzianità di servizio, compreso quello che oggi ha consentito, per esempio, col decreto Calabria e compagni, no, di avere il completamento della formazione, eccetera, eccetera, in quanto lavoranti all'interno di un accordo collettivo nazionale di lavoro strutturato. Questo è il punto, cioè l'accordo collettivo nazionale, oggi così chiamato, prima della riforma del titolo quinto, era un decreto del Presidente della Repubblica, ok? Dopo è diventato un accordo Stato-Regioni che viene deliberato, eccetera, eccetera, la conferenza approvazione. Ma prima era un DPR, cioè era qualche cosa di valenza. Quindi il consiglio che diamo io, Chiara e tutti quanti è di evitare assolutamente di accettare incarichi di lavoro con una forma libero professionale in cui si fattura un'associazione. Questa cosa succedeva anche, e purtroppo in alcune aree succede ancora. Noi a livello sindacale ci siamo proprio battuti violentemente per questo rispetto pedissequo della norma. Noi avevamo delle postazioni che erano date, per esempio, in subappalto, chiamiamole così, cioè comunque dove il personale veniva reclutato tramite associazioni addirittura di fuori regione, e noi su questa cosa siamo andati a Ispettorato del Lavoro, Corte dei Conti, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto un lavoro, perché? Perché il medico non può, ok, non essere chiamato o dalle graduatorie dell'emergenza sanitaria territoriale oppure dal concorso pubblico per titoli ed esami. Cioè non esiste questa funzione così fatta ad cazzum, scusate il termine. Cioè bisogna che ci sia un rispetto del contratto di lavoro per garantire che ci siano i punteggi, che ci sia soprattutto anche la questione dell'attestato. Cioè noi avevamo delle situazioni paradossali in cui tu, in possesso dell'attestato MET, facevi domanda alla graduatoria per lavorare, e poi il tuo lavoro lo faceva qualcuno preso non da una graduatoria per titoli, non da un concorso pubblico per titoli ed esami, ma chiamato perché conosciuto da Tizio, amico di Caio, eccetera, eccetera, perché preso tramite un privato. Questo non può funzionare. E soprattutto, secondo me questo è molto importante, cioè spiegare questo tipo di differenza, ma poi anche far capire, ti pregherei di entrare più poi nel dettaglio, abbiamo spiegato la parte della convenzione, di specificare qualcosa riguardo proprio poi ai titoli di accesso per la dirigenza medica, così in modo da fare chiarezza e da dare questo quadro introduttivo completo poi a chi ci segue da casa. Certo. Allora, sì, questo è il punto essenziale. Per come dire, centrarlo, tra l'altro Chiara è in una provincia dove questo fenomeno purtroppo ancora esiste ed è una vergogna, insomma, che esista, per cui Chiara, se vuoi dire qualcosa magari puoi stapparti e intervenire. E la questione è che purtroppo no, l'audio, Chiara, per quando ti stappi devi cambiare proprio dispositivo, sai, devi... Infatti un attimo prova positivo e vedi se va meglio, fra 5 minuti cambia tutto, sì.
No, e dicevo, praticamente, il problema è che nel momento in cui le persone accettano questo tipo di condizioni lavorative, significa che stanno facendo un danno a tutta la categoria, perché la forma di lavoro libero professionale in SSN esiste e si chiama convenzione. Ok, la convenzione nazionale, la CN, sei sparito Filippo, esiste. Mi ero oscurato. Ed è la forma di lavoro appunto più utile, perché consente di maturare titoli, punteggi, ha una formazione strutturata, ma soprattutto ha delle garanzie, delle tutele sulla malattia, sull'infortunio, sulla responsabilità civile professionale, cioè ci sono tutta una serie di questioni che sono tutelate. Quando il collega, io lo chiamo col pensiero semplice, perché purtroppo siamo pieni di colleghi che non capiscono nulla di quello che leggono di contratti, non capiscono nulla di quello che leggono di norme, perché cioè, loro pensano così e dicono «Ah, ma questa tariffa oraria è più alta!» Però attenzione, il problema di quella tariffa oraria che sembra apparentemente più alta è perché non comprende tutta una serie di costi che sono, diciamo, posteriori, che una persona non vede perché sono oggetto magari di trattativa sindacale, rispetto a copertura per infortunio, malattia, per la garanzia chiara. Infatti l'ha detto più volte. Scusami Roberto, Teo a Chiara, vi chiederei di spiegare proprio il discorso della copertura assicurativa. Ieri sera, proprio con un collega, sia Matt che neo specializzando anche lui di emergenza, discutevamo in maniera molto costruttiva su proprio questa questione, cioè, ma alla fine è meglio la convenzione con la copertura lavorativa non garantita magari dall'INAIL ma dalla Cattolica, oppure la dirigenza che invece è garantita dall'INAIL, senza scendere magari troppo nel tecnicismo, qualcosa che possa essere poi compreso da tutti, eventualmente se poi ci danno qualche feedback ci ritorniamo sopra e facciamo... A tutti sono libero di fare domande, dovremmo riuscire a vederle nei commenti, per ora abbiamo solamente Davide che ha fatto una faccina con la cosa. Allora, no, il tema è questo, non dobbiamo confrontare le pere con le mele, innanzitutto. Okay. La convenzione ha tutta una serie di tutele, perché ragiona su una logica di tipo libero professionale, su contrattazione collettiva. Per cui il libero professionista è una figura che deve essere, anche se in Italia purtroppo la metà dei medici hanno una mentalità da post-telegrafonico, dove gli dicono ah, prescrivi questo e lo prescrivono quello, come lo prescrivono, come lo fanno, come lo dicono. Purtroppo abbiamo molti colleghi, soprattutto all'inizio, che fanno così. In realtà l'attività convenzionale di per sé dovrebbe avere, nella sua logica, una serie di caratteristiche di tipo auto, chiamiamolo autoimprenditoriale, mettiamola così. È ovvio che il sindacato a cosa serve? A coagulare tutta una serie di coperture per persone che fanno la determinata attività in ambito appunto di convenzione SSN. Cosa succede quindi? Che le coperture sono diverse, cioè mentre nel pubblico impiego e comunque nel lavoro dipendente esistono INPS, INAIL, eccetera, eccetera, nella convenzione esistono dei sistemi analoghi che però si chiamano EMPAM più assicurazione, diciamo, privata. Il fatto che alcune garanzie, attenzione, alcune, non tutte e comunque le principali, siano garantite da una compagnia privata non indica che la copertura sia necessariamente inferiore. Ok, soprattutto se andiamo a guardare il tipo di costo. Faccio l'esempio, adesso non ricordo esattamente il valore punto che ha la copertura INAIL, ma che se ben ricordo la copertura infortunio, per esempio professionale, che c'è sulla convenzione per i MET, credo che sia 7-8 volte il valore punto INAIL. Poi è ovvio che una delle garanzie non discusse, ma che nulla vieta che i sindacati discutano, perché questo è il punto, no? Cioè, il bello della convenzione è che se a livello sindacale decidi che tu, come categoria, hai bisogno di garantire un determinato tipo di copertura, la negozi, la contratti e la costruisci esattamente per come ti serve. Allora, una delle cose che magari non è garantita dall'assicurazione privata, ma è poi garantita dall'EMPAM, è l'eventuale IP, come dire, superiore al 66%, che non ti consente l'attività lavorativa. Ma lì dove vai a finire? Vai a finire in EMPAM come garanzia di copertura. Se diventi invalido al lavoro, hai comunque la possibilità di avere quella dell'EMPAM. Che mi sembra, adesso non vorrei dire dei numeri a caso, perché poi ogni singolo caso è diverso, eccetera, però se vai a confrontarlo col valore di copertura INAIL, poi non è detto che sia così diverso, no? Quindi molto spesso le persone purtroppo, come dire, prendono questi meme che girano, no, come se fossero oro colato, senza approfondire.
Quello che è sicuramente da approfondire, Chiara l'ha detto più volte a livello dei video, è che quando hai un problema di salute un po' serio, la convenzione comunque ti tutela. Sì. Cioè, non è che... cioè, Chiara è stata da me più volte insultata e ripresa perché voleva tenere una libera professione in un pronto soccorso, ma passata a convenzione ha avuto la possibilità di essere invece molto più tutelata per un problema serio che le è capitato. Sì. Secondo sì, me sì. Questo è molto importante, cioè fare proprio questa distinzione, perché tanti colleghi sono portati, anch'io all'inizio ero portato in questo senso, a credere che la convenzione dia meno tutele rispetto a quello che poi è il contratto della dirigenza medica, quando poi in realtà, insomma, dati alla mano, siamo lì più o meno, non ci sono tutte queste, cioè, grandi, bisogna... queste grandi differenze. No, allora bisogna, come ha detto Roberto, distinguere quello che è convenzione e dirigenza medica. Sono due tipologie di contratti completamente diversi, quindi dobbiamo un attimo stare anche attenti alla terminologia che viene usata, perché molte volte si parla, se in convenzione uno crede che è diverso dal libero professionista, poi il dirigente medico... sono a tempo determinato, a tempo indeterminato, cioè c'è una gran confusione di termini, bisogna un attimo fare chiarezza. Allora, il convenzionato, come ha detto giustamente Roberto, è un libero professionista che ha una convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Questa convenzione gli permette di lavorare all'interno del Sistema Sanitario Nazionale, ha dei diritti, ha dei doveri, ma è svincolato da alcune caratteristiche che è tipica del dipendente. Ad esempio, il convenzionato ha un contratto orario, su base oraria, quindi viene pagato per le ore che lavora, mentre il dipendente ha un contratto completamente diverso, è una dirigenza medica, una dipendenza, quindi deve stare a regole anche verticistiche di quello che riguarda comunque il contratto collettivo di categoria. È una quota, non è una quota oraria, ma ha un monte ore mensile che deve soddisfare, a differenza del convenzionato, e deve sottostare a determinate regole. Poi è normale che se il convenzionato va all'interno di un sistema organizzativo come può essere l'ospedale, diciamo, viene preso e messo in mezzo a questo sistema. Sì, non è caso, il suo habitat, ecco, non dovrebbe. Non dovrebbe, infatti non a caso ci sono ad esempio degli accordi regionali tali per cui il convenzionato ha un, tra virgolette, bonus maggiore, perché essendo lui un libero professionista che può quindi decidere come lavorare, quando lavorare, si deve piegare alle volontà di un sistema. Di un sistema invece di tipo dipendente. Quindi questo è un attimo una distinzione tra le due figure. Inoltre abbiamo anche la questione, come vi ho detto, assicurativa. Il convenzionato, sotto profilo assicurativo, è come o similare al dipendente. Non ha l'INAIL, ma ha altre tutele. Non ha la malattia INPS, ma ha altre tutele. Cioè i primi 30 giorni di malattia vengono... o di infortunio vengono coperti da assicurazioni, che comunque sono assicurazioni che non ti lasciano senza mangiare, cioè nel senso è più brigoso, sì, questo cioè, cioè voglio ci dire sono, ci sono più passaggi e da un certo punto di vista questi passaggi scoraggiano le finte malattie, perché alla fine dice guarda, preferisco andare a lavorare perché se devo fare 10.000 mail, 10.000 PEC, non so, stato di servizio, una cosa o un'altra, dice beh, non vado, cioè preferisco non prendermi un giorno di malattia o due giorni di malattia perché non ho voglia di andare a lavorare, piuttosto vado a lavorare e riga. E quindi... tra i convenzionati c'è anche un alto tasso lavorativo rispetto a un tasso di malattia, cioè le malattie che si fanno, sono molto esatto. Cioè le malattie che si fanno sono malattie reali. Reali. Ecco, esatto. I problemi quando io nascono. Ringrazio molto per questo, perché avete fatto una bella distinzione, perché
altrimenti poi si rischia di sfociare in quello che è proprio il becero pressapochismo del ah no, allora la convenzione veramente fa schifo, non c'ho l'INA, è tutto un grandissimo fallimento. Sì, sì. I problemi nascono quando vuoi usare la convenzione per fare il lavoro che devono fare i dipendenti, o viceversa. Esatto. Cioè, esatto. Il problema nasce lì, nel momento in cui tu decidi di fare con la persona formata per fare A, pagata per fare A e strutturata da un punto di vista contrattuale per fare A, e la metti a fare B, C, D, E. E questo è un problema che nella nostra regione è stato particolarmente vissuto negli anni passati e che ha creato un grosso caos. Infatti qua Marianna, che è una delle colleghe che so che questa sera avevo invitato per parlare di questa cosa in servizio, e dice: il problema è spesso che il convenzionato si trova a fare il lavoro del dipendente, magari con tutte le malattie paragonabili, ma con lo stesso trattamento economico. Infatti TFR, crescita professionale, tutela legale, è esatto. Il punto che dice Marianna è chiave, cioè purtroppo noi siamo pieni di colleghi neolaureati che senza leggere, comprendere tutte queste cose si mettono a fare il medico di pronto soccorso con l'incarico libero professionale o con la convenzione. Questo fenomeno, tra l'altro, bisogna capire se è causa o conseguenza anche di buona parte del bordello che c'è stato sull'imbuto formativo, perché se questi colleghi avessero rifiutato, come per esempio in buona parte noi abbiamo rifiutato, nella mia provincia abbiamo rifiutato quasi tutti, cioè ci siamo proprio opposti a questo sistema di essere usati al posto del personale dipendente, cioè nel momento in cui succedeva questa cosa, tu ti trovavi ad avere persone che facevano esattamente lo stesso lavoro, ma con stipendi, retribuzioni e tutele diverse. Questo è inaccettabile. Peraltro, mettendo una pezza a un sistema che derivava dall'imbuto formativo. Quindi, finché tu coprivi i turni, non c'era nessuno che aveva l'interesse a rompere le balle a Roma per far arrivare le borse, perché tanto si trovava la stessa persona. Io mi ricordo quando ho iniziato a fare sindacato, mi sono trovato a parlare con alcuni dirigenti che ci ridevano in faccia e dicevano: ma voi costate la metà. E noi avevamo le persone, noi che eravamo ancora stupidi a quell'epoca, avevamo i dipendenti che ci dicevano: ma voi prendete quanto noi? E io non capivo questa cosa all'inizio. Dicevo: ma com'è possibile che loro ci dicono che prendiamo uguale, ma questi ci dicono che costiamo la metà? E allora ho cominciato anch'io, come Chiara, come altri, a studiare la struttura della retribuzione, la struttura dei contratti. E abbiamo scoperto qual era l'inganno, che c'erano tutta una serie di questioni relative alla parte contributiva, la parte del TFR, della tredicesima, eccetera, eccetera, per cui per prendere la stessa cifra, ok, che prende il dipendente, tu dovresti prendere in busta paga il doppio, nel senso che alla fine si crea il paradosso che, essendo il reddito distribuito in maniera diversa, perché non c'è TFR, non c'è tredicesima, eccetera, tu dovresti prendere una busta paga doppia rispetto a quella del dipendente, cosa che ovviamente crea un caos infinito. Infatti alcuni colleghi, laddove abbiamo chiuso degli accordi, per esempio a Bologna abbiamo chiuso anche recentemente un accordo per aiutare la carenza di personale, quindi fuori dall'orario di servizio, chi se la sente, chi lo vuole fare con una quota economica adeguata a coprire anche le spese assicurative maggiori, eccetera, eccetera, le persone possono andare, per esempio, a coprire dei turni di pronto soccorso volontariamente, laddove l'azienda non sappia che dove sbattere la testa, perché ha fatto i concorsi, è scritto tutto nei contratti, hanno fatto i concorsi, non hanno trovato la gente, hanno provato a usare il personale ospedaliero, non l'hanno trovato, eccetera, eccetera. A quel punto, allora, ci può andare anche uno che si dà disponibile su base volontaria, senza... eccetera, eccetera. E quindi la persona ci va perché c'è un obbligo anche deontologico, no? Nel coprire e garantire i servizi pubblici essenziali, per cui si cerca di fare in modo che, ovviamente, queste sono persone che nella gran parte dei casi non hanno la specialità e quindi non potrebbero neanche fare il concorso, però sono poi personale d'emergenza molto Marianna, quella che ci scrive, sono 12 anni che lavora senza una specialità in un pronto soccorso, fa il tutor anche agli specializzandi in alcuni casi, per cui, cioè, voglio dire, ora poi arriviamo anche a questo. Io vi cerco di incalzarvi un pochino di più con le domande, perché sennò Roberto lui parte, chiacchiera e arriviamo domani mattina, siamo sempre qua, quindi dobbiamo cercare. Chiara, ti vedevo, volevi intervenire per l'unica cosa che io voglio rimarcare è la questione assicurativa, perché un giovane collega che arriva da 6-7 anni, chi qualcuno in più, chi qualcuno in meno di studio, si trova finalmente un po' di responsabilità a lavorare in un pronto soccorso, si butta,
Ma molte volte non è consapevole dei rischi a cui va incontro sotto il profilo medico-legale e oltretutto l'assicurazione, cioè non è un'assicurazione da 600 euro ipotesi o 500 euro che ti può coprire eventualmente per le prime, per i primi turni di guardia medica, non ti copre per le attività di pronto soccorso. Cioè in pronto soccorso sappiamo benissimo che facciamo codici di tutti i colori, dal codice bianco al codice rosso, piccola chirurgia, cioè manovre anche invasive, quindi bisogna stare anche molto attenti sotto l'aspetto prettamente assicurativo. Sì, infatti uno dei temi, no, ma uno dei temi è l'inquadramento. Noi abbiamo avuto infatti problemi soprattutto in passato, perché c'è qualcuno che diceva: ah, perché il NAMI, in questo caso che è la nostra sigla, si è opposto, no, al fare il lavoro di attività ospedaliera, eccetera eccetera. Beh, ma certo, perché nel momento in cui la normativa concorsuale mi dice che per fare quel lavoro devo avere dei titoli che non ho, per cui se faccio la domanda mi sbattono fuori la domanda. Certo. Okay. Nel momento in cui, questo è il decreto ministeriale 70, standard di assistenza ospedalieri, ripeto, non l'abbiamo scritta noi, sono norme dello Stato, norme sulle quali poi si basano anche determinate decisioni quando le robe vanno male. Che sei, dice 70-2015? Sì, esatto, che ti dice che nel pronto soccorso presidiato da organico medico dedicato all'emergenza urgenza, inquadrato in disciplina specifica, così come prevista che dal DM, che è medicina e chirurgia, accettazione e urgenza, e nel momento in cui il Parlamento più volte, o se non il Parlamento, la conferenza Stato-Regioni, perché poi era stata fatta una legge che diceva che se avevi 8 anni potevi accedere al concorso, no? Che l'aveva fatta la Lorenzin. Poi però le regioni hanno detto: ah, sì, può accedere al concorso, ma solo se ha un'altra specialità. Allora, praticamente hanno reso inutile anche quella norma della Lorenzin, che venne riproposta durante anche il mandato di Giulia Grillo, venne rifiutata da tutti. Allora, nel momento in cui le norme dicono questo, cioè non è possibile dire: io mando le persone e sì, fanno il lavoro del dipendente ospedaliero per la quale la norma mi richiede la specialità e il concorso, perché queste due sono le cose, ok? E addirittura, e questo lo sottolineo, se vogliamo rimanere nell'ambito delle convenzioni, la convenzione per medicina e chirurgia e accettazione urgenza nell'ambito della Convenzione Nazionale degli Specialisti Ambulatoriali esiste. Per cui nel momento in cui tu dici per il personale di pronto soccorso che presidia il pronto soccorso deve essere inquadrato in sta roba qua, cioè non è un'opzione, cioè ci sono tutta una serie di questioni che sono rimaste irrisolte. Poi se devo, io posso anche pensare personalmente che, cioè, alcune di queste norme sono ormai desuete e sono diventate delle vaccate nei fatti, perché poi alla fine ogni regione che deve coprire ha coperto come poteva con chi c'era, perché questa è la realtà. Però nel momento in cui questa roba tu la scrivi e la tieni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e quelle sono le norme di riferimento, è inutile che vengano fuori quelli che dicono: ah, ma allora sono loro brutti, cattivi, eccetera eccetera. No, brutti, cattivi un par de balle, perché la convenzione dice che devi fare una roba, le norme dicono che per fare quella roba lì ci vuole un'altra cosa. Io posso essere anche, posso anche non essere d'accordo, ma fino a che non cambiano le leggi e la norma, quello lì è riferimento. Per cui, per quanto mi riguarda, ed è stata una cosa tra l'altro buona, noi abbiamo detto: no, noi quella roba lì non la facciamo. Perché? Perché la legge richiede degli altri titoli, richiede degli altri percorsi. Condivido questa cosa? No, però è così. Per cui si rispetta. Quindi, per il momento, se, quello che abbiamo, insomma, per tirare un attimo le somme di quanto detto fino a qua, per l'emergenza territoriale abbiamo due percorsi. Un percorso che viene dalla medicina generale, quindi è il corso MET, le 300 ore, che comunque abilitano a lavorare come convenzionato, ad essere a tutti gli effetti un medico di 118, quindi essere utilizzati in ambulanza, automedica, elisoccorso, i punti di primo intervento, le idroambulanze dove presenti e anche il... gli aerei, insomma, quelli i mezzi, sì, di il volo, trasporti. I trasporti in generale. E questo ovviamente poi va parallelamente con il lavoro fatto dai colleghi dirigenti, quindi in 118 attualmente i dirigenti sono o coloro inquadrati nella disciplina di
medicina e chirurgia d'urgenza ed accettazione, la MCAU, che ha una marea di equipollenze, 42. Anche l'internista, ecco, 42, anche l'internista, il chirurgo generale, praticamente tutti possono andare al lavoro in pronto soccorso ed emergenza urgenza. Le scuole di specializzazione invece, tranne l'anestesista, è infatti, ora arriviamo alla questione del fatto che in pronto soccorso l'anestesista rianimatore non ci può lavorare, in teoria non potrebbe lavorare, poi ci sono quelle realtà in cui l'anestesista rianimatore prende il MET e poi come MET copre i turni in pronto soccorso. Che però non è anche quello, però, non va bene, perché il MET non è... cioè... Esatto, e comunque dovrebbero essere poi gli specialisti di medicina d'emergenza e urgenza, quindi io tra le nuove guardie di coloro che si specializzeranno tra 5 anni saremo tra coloro che poi avranno la disciplina, il titolo specifico proprio per essere inquadrati nella disciplina, sì, di medicina. Infatti il problema è MCAU, cioè medicina, chirurgia, accettazione d'urgenza, è che ha 42 equipollenze e affinità ed è una disciplina studiata per l'ospedale. Cioè, uno non mi può dire, adesso qui siamo tutti colleghi, ci possiamo raccontare anche della rava della fava, ma uno non mi può dire che uno che ha fatto la scuola di geriatria o che ha fatto la scuola di medicina d'emergenza urgenza o che ha fatto allergologia escono con le stesse identiche skill sull'emergenza territoriale. Perché questo non è vero, è una puttanata inenarrabile. Tutti quelli che hanno fatto determinate scuole magari sono validi da un punto di vista amministrativo per partecipare a quel concorso, però poi nel momento in cui si devono trovare a fare delle manovre invasive o delle cose del genere, cioè non è che quelle scuole di specialità le hanno nel loro core curriculum. Io non credo, adesso lo vado a vedere, se la scuola di geriatria quante intubazioni, drenaggi toracici, no, roba del genere ha, perché questo è il problema. Dopodiché qui il tema è sempre in Italia il problema dello scontro amministrativo con lo scontro, diciamo, della parte clinica quotidiana. Allora ci vorrebbe probabilmente una disciplina a parte per l'emergenza territoriale, dopodiché possiamo anche parlare quanto vogliamo del ruolo su questo, Roberto, scusami, su questo anche poi Chiara, se vuole intervenire, mi farebbe molto piacere avere quanti più feedback possibili. È interessante questo aspetto, perché anch'io mi ricordo quando iniziai il corso MET io in Toscana, dopo anni e anni che non veniva attivato la società del coordinamento degli specializzanti di medicina d'emergenza e urgenza, partì con articoli di giornale, anche alcuni sindacati che esprimevano, insomma, delle loro perplessità. Quindi negli ultimi anni si è andata un po' accentuando la diatriba tra io specialista e MET. Cerchiamo di far capire anche a chi ci ascolta e anche a chi non ha mai lavorato come MET ma entra nella scuola di specializzazione di medicina d'emergenza e urgenza, quanto sia importante non vedere il MET come un nemico ma come comunque un collega a tutti gli effetti, e soprattutto visto che molti colleghi lavorano da 10-15 anni come MET, forse non sarebbe il caso di trovare un modo per poter consentire, diciamo, mantenere il posto di lavoro e terminare la specializzazione, oppure chi come me o altri colleghi hanno dovuto lasciare il posto che avevano come medico di emergenza territoriale per accettare la specializzazione, perché diventa poi paradossale che io, medico di emergenza territoriale, idoneo, quindi se mi metto in graduatoria e vinco, posso andare in ambulanza, in autonomia, dover poi magari fare una scuola di specializzazione dove mi mandano per 3 settimane, perché poi solitamente nella maggior parte delle scuole di medicina d'emergenza e urgenza dovrebbero essere poche settimane di territorio. Insomma, andare poi sotto un altro collega a MET, magari con lo stesso con cui facevi turni fino a un mese prima, diventa quasi paradossale. Quindi in questo senso, cosa si sta facendo? Cosa si è fatto, cosa si farà, si potrà fare per cercare di porre rimedio in questo senso? Proprio perché, no, si sta parlando della figura unica del medico d'emergenza e urgenza, quindi del MEU che sta sia dentro in pronto soccorso che fuori, però poi, cioè, ci sono delle problematiche oggettive, cioè, da fare, non ha mai lavorato in
a chi invece lavora solo il problema, però il problema è che io sono un po' l'esempio lampante dell'interno e dell'esterno, nel senso ho iniziato come medico di emergenza territoriale, poi ho avuto un problema di salute e mi hanno convertito in medico di pronto soccorso. E io sulla mia pelle mi sono resa conto che non sono due mestieri equivalenti, cioè sono due mestieri completamente diversi, possono avere delle affinità, ma sono due mestieri completamente diversi. Se io adesso dovessi rientrare in automedica sarei un po' in difficoltà, perché ho perso tutte quelle skill anche a livello manuale del territorio, dal reperire un accesso venoso, dal intubare, dallo stesso viaggiare in ambulanza, perché capiamoci bene, viaggiare in ambulanza non è sicuramente facile. Cioè, non è che ti metti lì e stai bellino lì tranquillo e non succede niente. Tu all'interno di un'ambulanza devi saperci stare, devi sapere dove sono le cose, devi saper gestire un paziente mentre va l'ambulanza, quindi devi vincere anche il tuo mal d'auto, eventualmente. Specialmente se vieni giù da una montagna, a me è capitato di venire giù da una montagna con un paziente che si era sparato nel piedi. Quando io sono scesa a valle e ho consegnato il paziente al collega, il collega mi ha detto: chiede dove sta male, ero verde, però... ho fatto il mio dovere fino alla fine, ho consegnato al paziente e poi un trimestre per farlo e poi mi sono ripresa. Cioè, io voglio sfatare questo mito che il corso di emergenza territoriale serve come via breve per entrare in pronto soccorso. Di proporzioni però se un collega decide, neolaureato, che la sua vita sarà il pronto soccorso, che si metta a studiare, a fare di tutto per superare il concorso e prendersi la sua bella specialità in MEU. Se invece un collega decide di fare solo ed esclusivamente territorio, di gestire tutto ciò che riguarda i punti di primo intervento territoriali, l'emergenza territoriale, può benissimo fare il corso, attualmente il corso MET. Sono due percorsi diversi. I problemi grossi sono nati nel momento in cui si è voluto, come dicevamo prima, prendere i MET, che costano, diciamo così, meno, tappare dei buchi. Perché? Perché di personale non ce n'era e quindi si sopperiva in questo modo, e queste commissioni hanno creato questi grossi problemi. La soluzione è che non bisogna togliere l'imbuto formativo, perché... Sì, ma c'è un altro aspetto. Cioè, noi avevamo proposto, io poi sapete sono abbastanza fautore di questa questione, cioè nel momento in cui tu da un lato devi garantire i servizi, e lo dico così tranquillamente, di tutti i MET incaricati, che sono centinaia nella mia regione, così come in Toscana, così come in Piemonte, così come, cioè praticamente tutto il servizio è gestito da medici convenzionati o quasi, tutti questi qui nella gran parte dei casi non hanno potuto completare il secondo titolo, che nel caso del MET è il corso di formazione in medicina generale, nel 97-98% dei casi. La formazione lavoro va inserita. Fortunatamente nella medicina generale la formazione lavoro oggi è realtà, e quindi tutte le persone stanno completando questo tipo di percorso per acquisire la completezza dei titoli. Ma io non sarei scandalizzato nel pensare che lo stesso principio si possa adattare a un MET che decide poi di approfondire e di diventare anche MEU piuttosto che cardiologo, piuttosto che facendo part time la scuola di specialità, perché la direttiva europea lo consente, le norme lo prevedono, non si capisce per quale motivo in Italia siamo gli unici a non farlo. E questo è il primo punto. Il secondo punto che volevo rinforzare è quello di Chiara, cioè ci sono punti di affinità, ma non c'è un'equipollenza tra l'attività dell'emergenza territoriale e quella ospedaliera. A me non piace come principio il pensiero unico, e non mi piace neanche questa idea del medico unico, perché il medico unico è, o meglio, la formazione in emergenza può essere anche unica, ok? Però è una cosa che nella vita reale, dove in Emilia Romagna si è anche provato a fare in molti punti, no? Il medico unico, io e Chiara lo conosciamo bene, perché c'era questa figura che doveva fare tutto. Un giorno facevi la medicina d'urgenza, un giorno dopo facevi il 118, un giorno dopo facevi il pronto soccorso. È una, lo dico io, cioè è proprio questa chimica, questo Eldorado che è irrealizzabile nella pratica, perché laddove l'hai realizzato, dopo un po'
vengono fuori dei problemi, perché qualunque metodo organizzativo tu vada a scegliere, tu avrai sempre anche dei lati negativi. Faccio degli esempi su diversi modelli organizzativi. Alcune regioni hanno l'anestesista rianimatore che viene, fa il turno, fa una parte dell'orario di servizio lì e poi magari fa un turno lì e due turni in ospedale. Ok? Il risultato è che tu ti trovi un servizio dove non c'è nessuno radicato a gestire la postazione, a gestire... cioè l'organico medico, diciamo, viene un po' così, lasciato nell'etere. Okay. È tutto a rotazione, quindi in sostanza manca una presenza manca fissa di colleghi. Cioè... Esatto. Poi c'hai delle altre parti. Io ho lavorato, per esempio, all'inizio della mia attività lavorativa in Romagna, e in Romagna ero costretto a fare questa cosa del dentro fuori, un po' PS, eccetera, una roba che ho detto no molto velocemente. Cioè, dopo un anno avevo già detto: voi siete tutti matti. Infatti, adesso, grazie a Dio, anche lì hanno smesso di farlo in quel punto. E il problema qual era? Era sempre questo, diciamo, distaccamento della gestione clinica, della gestione medica e dell'organico medico fisso e presente a gestire la parte di 118. Perché? Perché tutte le energie vengono poi focalizzate nel pronto soccorso, che diventa il grande buco nero che assorbe tutte le energie, perché l'obiettivo di tutti questi dirigenti, che grazie a Dio il MET non ha, perché non ha un vincolo di subordinazione, il MET non ha il primario, tecnicamente parlando, no? Perché c'è un rapporto paritario col direttore generale dell'azienda, non c'è un vincolo col primario, giuridicamente parlando. E che cosa succede? Che tutti poi hanno il tempo d'attesa, per cui tu ti trovi a vedere delle caviglie storte in pronto soccorso, perché ovviamente quello, se uno è sano di mente, riesce a vedere nel momento in cui ha il rischio di dover piantare il paziente a metà durante la visita, e quindi c'hai la caviglia storta che passa prima del codice giallo in pronto soccorso. Il risultato è che si incazzano tutti, per cui tu passi la giornata a prendere insulti, nomi, eccetera, eccetera, e poi, se hai preso dei pazienti un po' più seri, esci col patema di mollarlo lì senza il tempo di passare le consegne. Quindi esatto. Questo è un altro dei problemi. Allora, è bellissimo l'idea di avere un medico formato a 360 gradi, poi però un conto è la formazione, e allora su quello sono d'accordo che ci vuole una formazione più strutturata, omogenea, eccetera. Però poi il modello organizzativo del tutti fanno tutto è una roba che è umanamente insostenibile laddove la si è provata a inserire. Tanto è vero che stiamo tornando... deleteria. Ragazzi, è deleteria. Quindi ragazzi, voi come soluzione, io me ne tiro fuori. Pongo io la domanda e chiedo a voi di rispondere. Quale potrebbe essere la soluzione? Cioè, i medici specializzanti di medicina d'emergenza e urgenza, che un domani decidessero magari di intraprendere un percorso, come diceva prima anche Chiara, o solo territorio, o solo pronto soccorso, cosa potrebbero fare? A un certo punto una divisione, gli ultimi due anni da una parte piuttosto che un'altra, oppure allora, fargli prendere dopo la specializzazione? Sulla scuola di specialità è un bel dramma. Da un punto di vista pratico ti dico cosa abbiamo fatto noi e su cosa ci troviamo bene adesso, almeno nella mia provincia, per esempio, dove i MET si sono comportati. Noi abbiamo fatto in modo che ci sia un organico legato al 118, alla centrale operativa, come la legge prevede, di medici convenzionati in questo caso. E poi abbiamo previsto che chi vuole, su base volontaria, no, fare delle attività aggiuntive per supportare quando i colleghi specialisti sono in difficoltà, può andarci, l'orario aggiuntivo, la paga è buona, eccetera, eccetera, ed è richiesta, sono richieste due cose. Non solo la disponibilità ad andare, ma se c'è la disponibilità anche una certa frequenza, perché anche questo sistema per cui si vanno a coprire i pronti soccorsi, così un tanto al chilo, ogni tanto ci vado, è deleterio, perché le proceduralità interne, la conoscenza del personale, cioè sono tutti fattori, cioè questo è i lavori in sanità sono lavori seri, non sono delle robe per cui passi di lì per caso e fai un turno. Questa è una delle cose che a me francamente ha sempre spaventato, però dobbiamo uscire dalla logica del tutti fanno tutti a giorni alterni. Perché non funziona, cioè è bello sulla carta, è bello nell'ideale, poi alla fine va tutto accesso, perché è così. Sì, anche perché in un modello, sicuramente quello, il modello di Roberto di Bologna è un modello a cui io personalmente aspiro e vorrei portare nella mia azienda, perché è un modello abbastanza razionale. Poi sulla pratica non dappertutto lo si può fare, a Bologna ci sono riusciti, noi ancora non ci siamo riusciti. Altra cosa che a me viene da dire è che il fare tutto
cercare di fare tutto e cercare di fare i super medici, si rischia uno lo sfinimento e quindi il burnout è molto, arriva molto prima, due si rischia l'errore. Certo. Quindi io ad esempio a un MEU che si ritrova specializzato alla fine, se decide di fare emergenza territoriale lo può fare i primi anni della sua vita, quando è giovane e fresco è abbastanza agile per farlo, poi quando arriva ad avere una certa età, tra virgolette, forse stare al calduccio d'inverno e al fresco d'estate non è male, per quanto è deleterio anche il lavoro in pronto soccorso, certo, le turnistiche, tutto quello, certo, che vuoi. Per quanto riguarda l'emergenza territoriale, per come è strutturata ad oggi ed è la legislazione ad oggi, io dico che chi fa emergenza territoriale deve fare emergenza territoriale, punto, deve farla bene, deve pretendere la formazione e fare formazione e deve anche pretendere di andare in centrale operativa. Cioè la CERN dice che il medico di emergenza territoriale, oltre a tutto quello che abbiamo detto prima, i mezzi, i mezzi su palarotanate, eccetera, eccetera, curiosità, la centrale operativa. Scusatemi, nella vostra centrale operativa, voi avete il medico di centrale? La centrale a cui fate riferimento? È un'anomalia storica della nostra regione dove non è presente un medico H24 e questo lo sentiamo come problema in molti casi, perché più diventa complessa la gestione delle reti di patologia e quindi non solo il filtro per stabilire, diciamo, il codice di gravità presunto, okay? Il codice di priorità presunto, ma si comincia a ragionare su reti di patologie e quindi a inquadrare ogni singolo paziente a parità di emorragia, quello che c'è al cumadino no, a parità di stroke, quello che è in un'area oppure no, a parità di trauma, lì comincia a sentirsi la necessità di avere un filtro, diciamo, un pochettino più avanzato e soprattutto un governo clinico del territorio. Quindi è un tema aperto sul quale si sta ragionando. Altra cosa che voglio aggiungere è che il medico di emergenza territoriale non è solo quel medico che noi vediamo vestito fosforescente che esce dall'automedica o va in ambulanza, è anche quel medico che conosce e deve conoscere a menadito il suo territorio, la geografia del proprio territorio, anche le tempistiche di percorrenza, i tipi di risorse proprio di strutture che ha sul territorio, perché io devo garantire al mio paziente una buona qualità del soccorso e devo anche garantirgli di sapere dove portare uno stroke. Se sono in montagna e ho uno stroke, io devo sapere dove lo devo portare. Non devo cincischiare, non devo dire mammi, lo porto lì, vedo qua. No, devo avere una visione a 360 gradi di quello che è il mio lavoro. Non è solo clinica, è organizzazione, è geografia, è risorse. Cioè, quindi i colleghi che si appressano a fare l'emergenza devono essere sgagiati. Io mi vorrei ricollegare con quello che hai detto te. A un certo punto te hai parlato di organizzazione. Io oggi mi sono trovato a leggere un articolo che mi ha lasciato diversi dubbi dentro. Era un articolo dove una collega infermiera parlava, una collega toscana tra l'altro, dove parlava dell'importanza della figura dell'infermiera in 118. Noi sappiamo che da anni, no, si sta cercando di valorizzare, anche la proposta della Società Italiana di Medicina d'Emergenza e Urgenza propone la definizione del ruolo chiave dell'infermiere nei mezzi di soccorso, queste competenze, però poi non si arriva mai a quagliare, a dare cos'è realmente. E la collega parlava della realtà toscana affermando: quando si arriva sul target, sul servizio, la differenza tra medico e infermiere è minima. Viene utilizzato il mezzo più vicino. Quando si tratta di un mezzo con sanitario a bordo, non c'è differenza. Le uniche cose che fanno la differenza sono la morte e il TSO. Quindi il problema è solo sulla figura. Aspetta un attimo Roberto, io quello che direi a questa infermiera è che di studiarsi medicina, se proprio vuole fare veramente la differenza per il paziente. Ti finisco la frase, perché poi arrivati a un certo punto la collega afferma noi lavoriamo con protocolli firmati dal direttore della centrale, tutti gli infermieri possono essere inviati indistintamente su qualunque tipo di intervento. Per quanto riguarda l'emergenza,
abbiamo le stesse mansioni del medico. Io, con tutto il rispetto dei colleghi infermieri, ma non penso che loro abbiano le mie stesse mansioni, così come io non ho le loro stesse mansioni. No, allora, io denuncia per esercizio abusivo, però ecco, allora, io non ho voglia di scatenare poi commenti del tipo, ecco, voi medici contro gli infermieri. No. Allora, io credo che ognuno debba avere le proprie professionalità. Allora, se una persona decide a 19-20 anni di fare l'università e decide di fare il medico, fa il medico e porta avanti, se riesce, se è portato, porta avanti il suo percorso di studi con tutto quello che ne concerne. Se invece una persona dice che vuole fare nella sua vita l'infermiere o l'infermiere, porta avanti il suo percorso di studi, però il medico fa diagnosi, usa farmaci, non è che li usa, li prescrive in base a un ragionamento clinico. L'infermiere somministra farmaci. Nel momento in cui la legislazione, il corso di studi sarà il medesimo, ovvero faranno anche loro 6 anni di studi, un esame di farmacologia che ti toglie il sonno, anatomia, fisiologia e tutto quello che ne va dietro, saremo tutti medici e non esatto, avremo più perché bisogno poi di Chiara, il problema fondamentale rimane sul fatto che tanti colleghi che svolgono la professione di infermiere anche poi egregiamente si forgiano in qualche modo, si proteggono, no? Con la questione di ma tanto se su uno shock anafilattico io cioè il paziente se lo fa da solo l'adrenalina, perché non lo può fare anche l'infermiere? Cioè questo stato di necessità che un po' va a sconfinare su quello che è poi l'atto medico, che ricordiamo ancora nessuno ha mai definito anche giuridicamente. Allora, scusate, dobbiamo fare una chiarezza su questa roba qui, perché la legge autorizza dal 92, non da ieri, ma dal 92, una cosa. E dice che possono essere svolti, articolo 10 di PR del 92, mi sembra, e lo vado a tirare fuori perché a questo punto è necessario, praticamente autorizza la somministrazione, comunque una serie di azioni a salvaguardia delle funzioni vitali. Ok? Ma questa norma non ha mai inteso che queste procedure fossero sostitutive dell'intervento medico. Perché ricordiamoci che quella norma si contestualizza in un periodo in cui nemmeno una flebo poteva essere messa senza, ok, nemmeno la fisiologica veniva montata senza l'endoveno, cioè era un periodo così. Quindi bisogna anche contestualizzarla. La logica qual è? È che giustamente nel momento in cui l'infermiere in emergenza, formato all'emergenza, si trova davanti a mette in atto tutta una serie di atti per tutelare le funzioni vitali senza che vi sia da nessuna parte menzione del fatto che questo diventi sostitutivo poi dell'intervento medico. Quindi sono sempre azioni anticipatorie e integrative. Significa che se ho un'anafilassi e ho una procedura col medico di centrale che mi segue, ma ben venga che venga trattata l'anafilassi in un primo momento, nessun medico direbbe il contrario, mi voglio sperare. Però questo significa che poi a finire la valutazione di quel paziente, a impostare l'eventuale ulteriore terapia, che può essere quella con l'antistaminico, con lo steroide, piuttosto che, ricordiamoci, i protocolli non vanno bene per tutti indistintamente. Cioè, ci sono dei bellissimi articoli su questo, ci sono, perché il problema è che chi non conosce la medicina, chi non ha studiato medicina e chi ha il pensiero semplice, perché purtroppo c'è molta gente affetta da sindrome di Dunning-Kruger qui, cioè l'effetto Dunning-Kruger è proprio evidente, che pensa, per esempio, la tachicardia a complessi larghi la tratto così, no? Faccio la mio darone, perché l'algoritmo della CLS ha detto così. Ragazzi, l'algoritmo uno non è un protocollo, sono raccomandazioni basate su evidenze, ma c'è tantissima letteratura che ti dice che se tu su alcune tipologie di pazienti dove trovi delle tachicardie ventricolari di un certo tipo è meglio fare dell'altro prima. Qui c'è la differenza tra chi fa l'automa e chi fa il dottore. Ok, laureato in medicina, non il dottore, laureato in astronomia. Okay? Esatto, perché poi spesso, Roberto, scusami se ti interrompo, quando si fanno poi
affermazioni del tipo ma tanti paesi hanno figura quale il paramedico e così via. Ricordiamoci che in tante realtà dove esiste anche il paramedico, tutti gli arresti cardiaci, tutte le problematiche maggiori comunque poi hanno un'auto medica che arriva sul posto per trattare determinate patologie. Ci sono anche posti in cui è l'auto medica che arriva, però costa troppo. No, ma non hanno poi gli esiti e il buon funzionamento. C'è anche un altro aspetto da considerare, che un conto, io sono sempre per il lavoro in team, cioè credo che non debbano esistere mezzi, perché c'è qualcuno che ha giocato, no? Ha giocato violentemente dicendo che i mezzi avanzati, c'è cioè il mezzo avanzato infermieristico e il mezzo avanzato solo col medico. Allora, secondo me, quelli sono avanzi di mezzi di soccorso, nel senso che ci vogliono, non deve esistere il mezzo avanzato solo col medico o solo con l'infermiere, dovrebbe esserci sempre e solo l'equipe, perché tutto il resto sono avanzi, quello che rimane, no, da un mezzo di soccorso realmente avanzato. Addirittura, se vogliamo, ma lo sappiamo da qualunque raccomandazione di linea guida che noi guardiamo, no? Che c'è il medico che fa le manovre di A, l'operatore AB, l'operatore AC, no? Ci sono tutta una serie di persone che devono occuparsi di vari step, giusto? Per cui l'ideale sarebbe, per esempio, sui politraumi avere almeno il medico d'emergenza e almeno due infermieri, non uno, due ce ne vogliono, se vogliamo gestire correttamente, no, tutto quello che c'è da fare in una situazione di soccorso al politrauma, per esempio. Però la realtà è che purtroppo nel momento in cui ci sono persone che scrivono quella roba lì, significa che c'è stato un problema, ma io non dico che è un problema in questo caso dell'infermiere che ha scritto sta roba qui. Il problema è che se veramente si verifica, allora, al di là degli aspetti penali che non c'entrano nulla, però se veramente si verifica che tra le due figure c'è solo quelle differenze che vengono citate, beh, secondo me allora i colleghi dovrebbero farsi anche qualche domanda, colleghi medici intendo, perché, per esempio, nella nostra realtà dove stiamo da anni cercando di migliorare, avere una crescita anche professionale, per cui adesso due volte al mese ci troviamo, facciamo la revisione sistematica dei casi clinici su Zoom, facciamo delle lezioni teoriche, ognuno prepara un argomento basato sulle ultime evidenze, lo ridiscutiamo insieme, addirittura uno l'ho anche postato sul mio canale YouTube, una relazione che ho fatto io sulla capnografia, capnometria, per dare, come dire, una formazione omogenea e continua a tutti. Ecco, nel momento in cui si crede veramente in questo tipo di lavoro, si attuano determinate politiche formative e noi col nostro personale femministico lavoriamo molto bene, ma non c'è il dubbio che si lavori per automatismi, perché si cerca di calare per ogni paziente una determinata. Poi è chiaro che l'algoritmo di base della rianimazione cardiopolmonare sarà quello. Però non è detto, no, per molti colleghi, quantomeno per i più formati, eccetera, non è detto che se arrivi e c'hai una TV a complessi larghi il trattamento è automatico, come qualcuno vorrebbe far passare. E noi, francamente, come medici, dobbiamo opporci a questa logica della catena di montaggio fordista, perché se tu a un certo punto hai una tachicardia ventricolare a complessi larghi con uno che ha 8 di potassio, prova a fargli una fiala di amiodarone o di lidocaina e vedi cosa succede. Prova a fargliela. Il problema è quello lì, non c'è nessun automatismo in medicina, non c'è. Bisogna avere le persone che hanno studiato determinate cose a fare determinati compiti, e questa guerra è demenziale. Allora, dove nasce il problema? Nasce laddove i mezzi medicalizzati sono pochi e quindi il tentativo non è più quello di dire alla procedura infermieristica fai un'anticipazione nell'interesse del paziente, perché ricordiamoci che quella norma del DPR era nell'interesse del paziente, cioè dice se hai l'anafilassi, se hai la cosa, io intanto inizio un trattamento magari supervisionato al medico di centrale che c'è in tutta Italia, tranne che in alcune centrali no, e a quel punto il paziente ha il beneficio, no? E poi arriverà l'intervento medico a completamento e con supervisione. Ma nel momento in cui tu hai una rarefazione eccessiva dei mezzi di soccorso medicalizzato e quello diventa un sistema per compensare la carenza di mezzi medicalizzati, allora non va più bene. No, non va più bene, perché bisogna sostituire le funzioni. Sì, ma poi non solo, si crea questa guerra, che poi alla fine è una guerra che non serve a nessuno, non serve né ai medici né agli infermieri e tantomeno ai pazienti. Si viene solo a creare astio tra figure professionali quando l'emergenza, un servizio ha un buon risultato se si lavora in team, se si lavora insieme con ognuno le proprie
competenze e i propri ruoli. Non a caso il corso MET ti insegna a cosa devi fare, dove ti devi posizionare, quali sono le azioni da compiere, cosa deve fare il medico, cosa deve fare l'infermiere, cosa deve fare l'autista soccorritore. Cioè, invece noi ci ritroviamo in mezzo ad una stupida guerra. Ricordiamoci esatto. anche che poi tutto è nato anche per una questione di risparmio economico. Esatto, è sempre il risparmio alla fine che la gioca da padrone, no? Poi... Sì, però... Ah, certo, è ovvio, c'è quello... E poi, ragazzi, c'è anche il fatto, adesso Davide commentava, bisognerebbe che tutta l'Italia, come Bologna, il sistema di emergenza è diverso da ASL a ASL, e questo è vero, ma infatti qui a Bologna noi come medici ci siamo messi, almeno i nostri, si sono messi nell'ordine di idee e ci siamo, diciamo, compattati perché crediamo in questo tipo di lavoro e crediamo nel miglioramento continuo, per cui non abbiamo intenzione di... come dire, di abdicare a queste cose perché il momento è così, anche perché un tema, una idiozia che molte persone non hanno, cioè, o meglio, non devo uscire e trascendere, come dire, però non devo passare il limite, però ci sono alcuni aspetti che non vengono considerati, cioè noi oggi abbiamo una tecnologia in continua evoluzione. A Parigi provano le unità per l'ECMO, ok, nel momento in cui hanno un arresto cardiaco che devono rianimare giovani, eccetera, e cominciano già ad andare con la circolazione extracorporea, il supporto esterno, eccetera, eccetera. Cioè, noi se andiamo a modificare, provate a pensare l'idea che avevano alcuni, no, della, come dire, demedicalizzazione a favore, no, solo dell'implementazione di mezzi monoprofessionali, perché qualcuno aveva questa idea. Allora, nel momento in cui tu fai questa cosa, le nuove tecnologie, quando le devi inserire, come le metti? Perché tu devi avere un sistema sufficientemente elastico e resiliente, ok, che ti consenta da un lato di supportare uno stress, come è accaduto adesso, per esempio, nel momento in cui abbiamo avuto la pandemia Covid, abbiamo la pandemia Covid, e dall'altro lato ti consenta anche di essere elastico sulle tecnologie. Per esempio, noi in questo momento abbiamo introdotto dei ventilatori a turbina adatti a fare già la ventilazione non invasiva in ambito preospedaliero, con cui possiamo fare delle ventilazioni invasive e non invasive, dipende da quello che ci troviamo davanti, perché un conto poi è lavorare nella città con l'ospedale a 5 minuti, l'ospedale hub, un conto è dover fare 2 ore di macchina in mezzo alla neve quando anche l'elicottero ha delle difficoltà a volare. Cioè, ci sono tutti questi aspetti che rasentano, quindi equità di accesso alle cure, ridondanza dei mezzi di soccorso tra di loro, medicalizzati. Ci sono degli aspetti di avanzamento tecnologico, di farmaci. Voglio dire, io vedo la checklist di farmaci che abbiamo elaborato per noi in questo momento e la confronto con quella di molti colleghi di altre regioni, ma noi siamo a questo punto dei privilegiati, perché dall'isoprenalina alla glipressina nel caso in cui ci sia un'ematemesi da rottura di varici con lo shock, noi siamo in grado di gestirla in preospedaliero. Molti altri non hanno nessuna di queste dotazioni farmacologiche e strumentali, ma ovviamente per implementarle ci vuole formazione del personale, ci vuole studio, ci vuole voglia di fare questa cosa. Per cui credo che laddove si leggano cose come quella che tu hai citato, probabilmente c'è un problema che va risolto anche, e anche alla sveglia. Altro, perché poi dobbiamo anche arrivare ad una consapevolezza, cioè di chi decide di investire il proprio tempo nella formazione per diventare un buon medico d'emergenza territoriale. Magari si fa 6 anni di medicina, si è fatto il MET, si è fatto la scuola di specializzazione, per poi dopo magari arrivare a faccio le stesse cose con 3 anni di laurea e con il master di primo livello. Cose, la realtà è questa. Diventa insomma un po' difficoltoso, ecco, come... Cioè, ma poi il tema è importante anche per creare delle aspettative nei confronti di chi intraprende un percorso. Guarda, io ho anche sentito alcuni colleghi specializzanti di medicina d'emergenza, presi da questo, proprio dal pensiero unico, del medico unico, della cosa unica, proprio da questo effetto, secondo me, di stordimento, che a un certo punto dicevano: no, ma possono fare tutto loro, fanno... E io a un certo punto gli dicevo: scusate, avete rotto i coglioni fino a ieri mattina con la storia che c'è l'imbuto formativo, che non vi potete formare, eccetera, eccetera. Nel momento in cui non avete più i mezzi medicalizzati su cui fare i tirocini, dove pensate di mandarla la gente in formazione specialistica che adesso è a fare i tirocini? Perché questo è un altro problema. Cioè, se tu sottodimensioni rispetto a dei parametri matematici che sono nel decreto ministeriale 70,
E adesso guarda, te li faccio vedere. Non hai neanche più la possibilità di rispettare determinati livelli di formazione, perché non hai la struttura per fare i tirocini, tanto per intenderci. Adesso se lo vado, te lo vado a prendere, guarda, deve essere al 9.1, ta 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 ta, ed è una cosa che da noi in Emilia Romagna è venuta fuori quando c'è stato il casino, no, di questa della roba, no, di Prozzo Corso, che dice che fondamentalmente si prevedono due cose. Guarda, adesso te lo condivido appena trovo il punto qua. Dice dove devono essere, quanti sono i mezzi di soccorso, quante sono le postazioni territoriali. Eccole qua le risposte. Decreto, che è un regolamento, e dice la definizione di fabbisogno dei mezzi di soccorso avanzati sul territorio regionale. Attenzione a questa frase, regionale, il calcolo è regionale. Viene individuato utilizzando un criterio che si basa sull'attribuzione di un mezzo di soccorso avanzato ogni 60.000 abitanti per la copertura di un territorio non superiore a 350 km quadri, applicando un necessario correttivo specifico per la copertura ottimale delle zone di particolare difficoltà di accesso per garantire un'adeguata funzionalità dei percorsi clinico-assistenziali. Allora, che cosa succede? Che qualcuno ci ha raccontato la panzana che questo parametro qui, che il mezzo avanzato, fosse anche quello infermieristico, ok? E ovviamente il sito del Ministero della Salute fino a qualche anno fa non diceva questa cosa. Il risultato, ha fatti i conti, no? Da noi, per esempio, che veniva che c'era un mezzo avanzato ogni 30.000 abitanti. E tu dici, ma perché? Perché ovviamente se tu li sommi, quelli con medico e quelli con infermiere, te ne vengono molti di più, per cui il rapporto, no, cambia e diventa di 1 a 30.000. Adesso faccio degli esempi. Però che cosa succede? Perché è importante che ci sia questo rispetto del parametro? Quindi invito tutti i colleghi a fare i conti di dove sono i mezzi medicalizzati nella propria regione. Perché? Per due principi. Il primo è quello di ridondanza e il secondo, ovviamente, è quello di capacità di gestire più interventi contemporanei / più interventi con più feriti. Cioè, tu prendi la popolazione di un'intera regione, quindi non spiega è... che cos'è il principio di ridondanza, perché sennò non si capisce. Spiego. Cioè non va mai preso una città singola, si prende un'intera regione, si prende la popolazione, la si divide, poi si fanno i correttivi per le montagne, per le isole, eccetera. Cosa succede? Che se tu hai un'automedica o un'ambulanza medicalizzata nel punto X e quel mezzo si sposta, e con le reti hub e spoke magari si sposta di 70 km per centralizzare un paziente, ok? Il mezzo medicalizzato più vicino deve essere a una distanza tale da raggiungere un'eventuale seconda emergenza in quel territorio in un tempo decoroso, che non sia un'ora. Ok? Quando si va a rarefare troppo, ok, il numero di mezzi, questo è uno degli effetti collaterali che accadono. E il paziente muore. Due, ovviamente, esatto, questa è una delle cose. Due, se hai un incidente con 7 feriti, una maxi emergenza, eccetera, eccetera, devi avere un numero di mezzi in un tempo decoroso che riescano a intervenire, ok? Laddove c'è stata maggior rispetto, laddove c'è stato maggior rispetto di questi parametri, anche durante, per esempio, la prima fase pandemica o anche adesso nella seconda ondata, dove non c'erano ancora le USCA ben strutturate o c'erano dei problemi, molti mezzi del 118 sono stati medicalizzati e sono stati adibiti anche a Parma, se non erro, Chiara, a fare tutta una serie di valutazioni, per esempio, per il pandemico. Perché? Perché dove c'avevi la coperta sufficientemente elastica, riuscivi a reggere il colpo. Laddove hai tirato troppo la corda, e lo vediamo, io questo ragionamento nella prima ondata l'avevo fatto proprio guardando i dati, laddove tiri troppo la corda non hai più nulla da mandare, da giocarti, no, come backup. Secondo aspetto, su cosa concentro? Perché qualcuno ha l'altra idea, secondo me demenziale per certi versi, nel senso che va bene non andare a vedere col medico in ospedaliero la caviglia storta, ma tutta una serie di studio di anche pazienti che non siano l'estremamente critico da intubare per la strada, in molti percorsi di patologia serve. Perché? Perché se noi concentriamo il sistema e lo focalizziamo per avere il medico d'emergenza solo su quel 4% di pazienti che sono emergenze instabili, diciamo, ok, sono 4 chiamate su 100, ovviamente ce ne servirebbero molte meno, e ovviamente tutto il tempo non avresti grosso da fare. Ma invece, per esempio, un'attività di screening dai dolori toracici da trattare ai pazienti che hanno delle sintomatologie neurologiche acute, eccetera, eccetera, che noi spesso facciamo perché abbiamo dei territori molto pieni di volontariato, e quindi spesso quando siamo in aree distanti dagli ospedali hub o dove devi decidere se il paziente va all'hub, allo SPOC,
tu vai e fai questa azione, diciamo, di filtro territoriale e di creazione del percorso del paziente. È ovvio. E il filtro alla francese, un po' come fanno i francesi, il modello loro. Ecco, sì, allora è ovvio che... Senza dimenticare anche i cronici, perché comunque noi andiamo a gestire, quando ci chiamano per il cronico, che va in acuto, molte volte riusciamo anche a trattarlo al domicilio e quindi evitiamo magari l'ospedalizzazione di un cronico ed evitiamo di affollare di codici minori, ad esempio, il pronto soccorso. Cioè, alla fine della fiera il medico di emergenza territoriale non è solo colui che ti prende il paziente, lo trasporta e agisce nell'emergenza, come dicevamo prima. Noi siamo medici della rete territoriale, quindi in grado di agire sull'emergenza, ma anche in grado di filtrare e gestire il territorio ed eventualmente di gestire anche la cronicità che si acutizza. Certo. Ma per ovviamente esempio, questo non potrebbe essere affidato a non medici, cioè questo diventa essenziale. Faccio proprio degli esempi pratici. Il lavoro deve essere insieme, deve essere fatto insieme, non che uno fa una cosa e uno fa una, cioè il lavoro, l'emergenza, il territorio deve essere gestito insieme. Esatto, quindi il famoso mezzo, il mezzo avanzato. Torniamo a quello che è il classico mezzo, è l'automedica o l'ambulanza medico-infermieristica, dove le due competenze lavorano. Però ecco, il tema è la formazione del personale, perché se tu hai un organico dedicato, ok, che poi eventualmente è libero di fare anche in aggiuntiva delle attività ulteriori, pronto soccorso piuttosto che altre attività, però se tu hai un organico dedicato, che si è scelto questo lavoro, che se lo vuole fare, perché poi l'alternativa è questa. Noi siamo un'attività in cui o lo scegli e ti piace e lo ami, o ti fa schifo, non c'è la via di mezzo. Cioè, lo vediamo, molti colleghi che cominciano, se viene, durano poco, durano da Natale a Santo Stefano, perché questo lavoro è più una vocazione, cioè va fatto questo rispetto, però ci vuole la formazione. Allora, qui è il grosso dibattito. Il corso delle 300 ore, ho letto degli articoli lì della Toscana, secondo me erano indecenti su questa cosa, non basta. Allora, è vero, perché dovrebbe essere incrementato in contenuti e fatto, però attenzione che lo stesso principio certe volte e su alcune scuole lo ribaltiamo paro paro anche su alcune scuole di specializzazione, soprattutto per i contenuti preospedalieri, perché un conto è imparare l'attività ospedaliera, che insomma è tutta diversa. Io le ho fatte tutte, sono stato 5 anni in un pronto soccorso hub, ho visto e ho lavorato in quelli SPOC, ho fatto l'automedica l'automedica dal 2010 e l'ambulanza da quando avevo 18 anni, quindi oggi ne ho 37. E direi che sono un po' di anni che sono nel 118, quindi parlo a ragion veduta, non è sono vecchio. Per cui questa cosa vi dico che ha tutta una serie di problematiche formative, per cui per esempio le skill di 118 sono molto, almeno sulle emergenze, sono molto più rianimatorie che di altre branche. Cioè uno deve aver fatto un periodo, per come la vedo io, un grosso periodo in sala operatoria e in rianimazione. Non le impari in pronto soccorso. Non le impari in pronto soccorso. Una serie di skill vengono dall'ambito rianimatorio e anestesiologico. Ma anche usare gli stessi monitor, Roberto. Cioè, ma non c'è Cristo, perché sono consapevolezze diverse, sono abilità diverse. E è inutile che mi vengano a raccontare che quello che ha fatto solo la specialità in pronto soccorso ha le stesse skill, perché non è vero, non è vero. Cioè qui non si tratta di fare la guerra, io sono più bravo, tu non capisci niente, o guerra medico-infermiero, o guerra medici di varie specialità, qui si tratta solo di avere onestà intellettuale, il fine ultimo che abbiamo tutti nelle professioni sanitarie è il paziente, ed avere un minimo di onestà intellettuale e dire: benissimo, io sono un infermiere, faccio l'infermiere, io sono un medico anestesista, faccio l'anestesista, un MEO faccio il MEO, un MET fa il MET. Io non mi permetterei mai di sconfinare e di andare a dire all'anestesista fa così, o andare a dire anche all'infermiere fa così, non è il mio mestiere. Ognuno faccia il proprio mestiere, lo faccia bene e sia onesto intellettualmente.
Per lavorare in medicina bisogna lavorare insieme, altrimenti il paziente muore. Siamo sempre lì, è come quei giochini che dopo un po' fai morto. Cioè. Quindi per arrivare a conclusione, visto che è già un'ora e mezza ormai che parliamo, alla fine i giovani futuri medici di emergenza urgenza / emergenza territoriale dovranno temere invasioni di campo o di perdere il lavoro da parte di figure non mediche, oppure... Ma guarda, io credo di no. Io credo di no, nel senso che se... Io credo che debbano solo studiare. Studiano, fanno il loro dovere, diventano dei bravi medici, non si facciano fottere con contratti del piffero e basta. Ma cioè, soprattutto, ecco, cioè evitino di avere in maniera acritica queste, cioè io vedo certe persone hanno avuto questa installazione, no? di concetti assolutamente, che poi se li vai a sviscerare, se li vai ad analizzare, se li vai a portare nel concreto, sono quelle tanto belle teorie che poi nella pratica sono delle puttanate, insomma, in molti casi. Per cui la questione è amare il lavoro che si fa, per come la vedo. Dopodiché se lo ami, a quel punto il sindacato, perché questo è il tema grosso, sia per i MEU, sia per i MET, sia per... deve garantire delle condizioni lavorative adeguate perché la passione per il lavoro si traduca in sostenibilità umana di quel lavoro. Perché io continuo a vedere solamente del turnover. Cioè, noi adesso che abbiamo cominciato, abbiamo puntato i piedi in maniera violenta, abbiamo un organico che tutto sommato è abbastanza stabile, persone che vogliono fare questo lavoro, che sono contente, che studiano, che si formano, che sono coinvolte, e quindi c'è una prospettiva, e quando c'è prospettiva ci sono le persone che vogliono venire a lavorare lì. Dalle altre parti vedo solo gente che arriva, si lamenta, si cosa, poi non si organizza perché non è in grado di organizzare, cioè, poi a quel punto comincia la mentalità italiana per cui allora il MET sta meglio e quindi loro sono stronzi, brutti e cattivi, ok? Perché queste le dinamiche demenziali anche nella nostra professione, e quindi cominciano appunto queste cose. Allora, uno ce l'ha con l'altro, quell'altro ce l'ha con l'infermiera, l'infermiera ce l'ha col medico e non se ne esce più. Allora, qui invece sarebbe ognuno da cercare di migliorare i punti, sapendo che la formazione è diversa e che ci sono dei punti. Qui Antonino diceva, penso che una buona soluzione possa essere rappresentata all'istituzione di una simulation room con retraining periodico. Sì, in parte è vero, in parte noi abbiamo risolto parte di questa cosa sempre contrattualmente a livello proprio sindacale, prevedendo che ci siano un numero di ore minime annuali che, oltre alle ore di formazione teorica, sono almeno credo 24 o 30 ore annuali di retraining fisico nelle sale operatorie, nelle cardiologie, nei punti dove si fanno le sedazioni pediatriche, eccetera, perché devi garantire che ci sia un mantenimento skill. Sono contrattualizzate e sono garantite almeno nella mia realtà, e noi abbiamo cercato di condensare queste cose all'interno di un contratto, ecco, per riuscire a comunque il mantenimento delle skill non è solo ed esclusivamente per il medico di emergenza territoriale. Il mantenimento delle skill deve essere un concetto che deve entrare nella testa di tutti i medici, perché è inutile che uno è medico da non so, aiutami Roberto, una specializzazione qua per 20 anni è sempre uguale, non so, mi viene da dire l'urologo, ma vabbè, l'urologo no, perché uno che comunque... Dermatologia. Sì, cioè sempre uguale, sempre fermo, e ha lo stesso valore di uno che magari è sempre lì, che si aggiorna e che è molto più bravo a livello manuale o ad altre cose, cioè... Il fatto di aggiornamento continuo, il fatto di mantenimento delle skill, il fatto di sapere intubare vale per il MET, vale per l'anestesista ed eventualmente vale anche per il MEU. Non perché uno ha una specializzazione, rimane fermo lì, che ha preso 20 anni fa e rimane fermo a 20 anni fa o 30 anni fa. Questa è una cosa che dobbiamo imparare tutti, indipendentemente dal titolo. Cioè dobbiamo mantenere... La nostra professionalità molto alta, in emergenza come negli altri campi. Bene, direi che siamo... Grazie, avete risposto a tutte le domande in maniera super esaustiva, e se poi insomma ci sarà modo, magari io anche con colleghi o chiunque vorrà, insomma, in tanti mi stanno contattando sui vari social, anche per
fare altri tipi di domande, magari insomma facciamo un'altra diretta. Basta poi, che i commentino qui e via, ma magari la facciamo un'altra volta perché siamo già andati avanti un'ora e mezza. Sì, abbiamo parlato insomma abbastanza oggi, dai. Va bene, lasciate un like se vi piace, se lasciate un like, condividetelo con i colleghi perché questo aiuta certamente anche i colleghi a prendere consapevolezza di determinate dinamiche. Molto spesso io ricevo telefonate, richieste, uno appunto era anche di quelli che commentava, che di solito mando a spendere perché gli dico, cioè, vi lamentate tutti, poi non vi mettete in gioco, non vi iscrivete alle organizzazioni sindacali, non prendete palle, cioè, sperando che le cose si risolvano come per miracolo. Noi quando siamo arrivati non si risolvono in una situazione, infatti, e poi adesso la cosa divertente è che poi abbiamo quelli che vedono e dicono, ah, ma siete invidiosi, avete fatto, eccetera, eccetera. Ma perché ci siamo fatti un culo così? Perché ci abbiamo creduto, cioè, solo per quello. E allora, e abbiamo ancora una lista di robe da fare che è infinita, però ci crediamo e vogliamo creare dei sistemi sostenibili. Purtroppo, certe volte, siamo stati vittime di dirigenti e di visioni bellissime su carta, insostenibili nella pratica. Quello è il grosso problema. Direi ragazzi, ci siamo, passiamo ai saluti. Salutiamo tutti allora, lasciateci dei like, condividetelo e buona serata a tutti. Voi rimanete qua che sta solamente.